Detto questo, io lascerei questa previsione, perché questo non è un esperimento di telecinesi, ma di premonizione, e lo lascerei per esempio alla Claudia. Pensa, se lei fosse così gentile da scegliere una pagina e strapparla. Mi sa cucurullo. È un danno. Ho letto cucurullo. Stasera questa cosa. No, lo vedevo su prima tempi di domani mattina, biblici. In modo no, viene a fare le scelte. Sì, sì, sì. Ha ragione. La strappo? Sì, strappi. Sì. Bene. Con violenza. Però bene, guarda questi come ha fatto bene. Per Zazza, grazie, lo regalo. Io. Oh, se fosse così gentile, bravo, da piegarla come sta facendo, e ecco. Più o meno nel senso del... Anche meno, lei è una persona precisa, devo dire la verità. Nel preciso senso della piegatura, sì? Strappa in due poi, dove ha piegato più o meno. Ecco. Questa è una trasmissione che durerà 9 ore, lo voglio dire agli amici da casa. Caro amico. Ecco qua, ora sovrappone i pezzi e strappa anche senza piegare, veda lei, eh. A metà. Sì, sì, vada. E poi a metà. Ancora. L'ho già fatto nel 33 questa cosa qui. E io c'ero. Mi ricordo, sì. L'ultima volta poi. Oh, lei è stato veramente, mi dia, facciamo un applauso, lei è stato del voi. Straordinario. L'ultimo strappettino lo faccio io. Facciamo così, abbiamo ottenuto dei frammenti da una pagina a caso, scelta ovviamente dal dottor Cucci. Io prendo i primi frammenti che capitano e faccio delle pallottoline di carta. Vuole aprire una mano o due come... Lo spazientita, dottore. C'è un extra stasera, sì. Questa è la seconda pallottolina. Ancora una pallottolina, un frammento dei pezzi che lei stesso ha strappato. Siamo a 4, io faccio così. Mi fermo a 5, se no veramente non la finiamo ecco. Più. Se fosse così gentile da prendere e da scegliere, Zazza, ti dicono pure questi. No, ti ringrazio. Io stasera sono buono. Da scegliere una pallina. Sì. E le altre non ci... Le posso buttare. Guarda, se ora lei apre e sceglie più o meno, almeno questo rapidamente, un numero di telefono, spero ce ne sia almeno uno che insomma in qualche modo sia visibile. Sì. E senza il prefisso che non, sì. Che non ci serve, un numero, chiedo scusa, lo facciamo anche vedere da casa, deve essere un numero ovviamente intero, cioè tutto il... Sì. E dovrebbe dire al microfono, tu c'hai una previsione, ti ricordo, puoi cominciare ad aprirla. Okay. Vuole dire al microfono, senza il prefisso, che numero, con questa, in questa maniera anche un po' originale, siamo riusciti a trovare? Lo può dire? 22 50 50 111. Vogliamo vedere che numero c'è lì? 22 ragazzi, 22 50 111. Corrisponde. Quasi angosciato. Non dite che ero d'accordo, se no mi incavolo. Tornerò a casa e dirò che curiosa coincidenza che è accaduta qui, ovviamente, al bello del calcio. Ti libero, ovviamente. Ti ringrazio molto. Ah, tra le altre cose, sì. C'è il maestro Episcopo, nella mia modestia, sarò anch'io in questo appuntamento del 1° maggio, quindi vi aspettiamo, ora ne parlate, lo so, in maniera più approfondita, a Città della Scienza, l'ho detto io. Grazie e alla prossima. Bravo. Allora, vogliamo parlarne?